Ciao ragazzi e benvenuti su Gastube Drums. Nel video di oggi vi voglio parlare di uno dei batteristi più grandi, secondo me, che ci siano mai stati per quanto riguarda la scena rock. Sto parlando di Taylor Hawkins dei Foo Fighters, che è scomparso purtroppo qualche mese fa, e oggi non voglio fare il video commemorativo in cui vi spiego tutta la storia di Taylor Hawkins eccetera eccetera, perché sinceramente utilizzare un video subito dopo la morte di un grande batterista, di un grande artista, non mi piace fare un video di questo tipo. Quindi oggi voglio farvi portare a casa qualcosa, non solo la storia di Taylor Hawkins e tutto quanto, ma voglio farvi portare a casa quello che ho portato io a casa grazie a questo batterista nel tempo. Quindi oggi voglio spiegarvi tre concetti, tre parti di canzoni dei Foo Fighters che a me hanno proprio cambiato completamente la concezione di come va vista la batteria, di come va vista la musica, eccetera, eccetera, eccetera. Mi ha mandato Geva questa Gretsch Renown Maple, quindi tutta in acero, che dopo vi spiego. Non è proprio la batteria che utilizzava Taylor Hawkins, ma ci assomiglia moltissimo, non come colori, ma come tipologia di batteria, e soprattutto è la prima volta che porto Gretsch sul canale. Quindi, per prima cosa, grazie mille Geva per avermi mandato questa batteria, e per seconda cosa ho detto, cacchio, essendo la prima volta che porto Gretsch sul canale, voglio farlo in un modo figo. Quindi Taylor Hawkins utilizzava Gretsch, e quindi secondo me è il modo giusto per omaggiare, diciamo, questo grande batterista. Non vi dico troppo, non vi dico i pezzi, non vi dico niente, perché così dovete vedere questo video fino alla fine. Vi dico però, se vi va, di iscrivervi a questo canale, perché so che molti di voi guardano questi video ma non sono iscritti, quindi mi raccomando, molti di voi guardano questi video ma non sono iscritti, quindi cliccate iscrivetevi qui sotto se vi piacciono queste tipologie di video, e soprattutto voglio che mi scriviate qui sotto tutti quanti un commento su Taylor Hawkins, su quali sono stati i vostri groove, i vostri brani preferiti dei Foo Fighters, non dei Foo Fighters, anche quando suonava prima con altri artisti, eccetera, eccetera. Voglio che mi riempiate i commenti di commenti, ovviamente. Vabbè, partiamo, mando la sigla e poi vediamo la prima canzone. Il primo brano di cui vi voglio parlare è The Pretender, ovviamente dei Foo Fighters. Questo è un brano uscito nell'album Echoes, Silence, Patience and Grace. Lo stavo leggendo, sì ragazzi, ho un foglio lì sotto perché non mi ricordo mai il titolo di quest'album, ma è un album del 2007, poi ovviamente questo pezzo lo trovate anche nel Greatest Hits dei Foo Fighters. E allora, questo brano ha due cose principali che mi fanno impazzire. Cioè, la prima cosa è il fatto che Taylor Hawkins non sia un batterista, o comunque sia un batterista tecnico, ma non faccia mai delle cose alla colaiuta, diciamo, che è tecnica a livelli assurdi, ma riesce a fare delle cose che sono perfette per quel pezzo lì. Quindi pensiamo all'inizio del brano, dopo tutta la parte di chitarra, eccetera eccetera, io non sono bravo a cantare, ma lui parte con il rullante e basta in quarti. Questa è una cosa che a me ha fatto sempre impazzire tantissimo. E facciamo così, spostiamoci alla batteria così vi faccio vedere questo e poi vado avanti con la spiegazione. Quando ho sentito questo pezzo, la prima cosa che ho pensato è stata, ma come ti può venire in mente di cominciare una canzone così? Con la cordiera. Cioè, pensate di andare da un vostro amico e dire ho deciso di cominciare un pezzo così. Cioè, cosa vi dicono? Invece, in quel pezzo lì, ovviamente, dopo tutto il pezzo di chitarra, eccetera, eccetera, ma è una roba pazzesca, perché lui comincia facendo da metronomo, diciamo, tenendo il tempo con il rullante e poi andando a fare questo disegno di cassa. Tutto insieme viene. Ovviamente fatto un pochettino più veloce. E questa è la prima parte, che comunque sembra semplice, ma in realtà un po' di insidie ce l'ha, soprattutto gli unisoni tra cassa e rullante. Ecco, infatti questo l'ho sbagliato, era flam. Ma?
Un'altra cosa che mi piace di questo pezzo, che vi ho detto che non è l'unica cosa, ma è un feel che Taylor Hawkins faceva tantissimo all'interno dei suoi pezzi, un feel semplice teoricamente, ma fatto così veloce e fighissimo, cioè questo. Fine, rullante rullante, cassa cassa e poi rullante con crash. Sentiamolo con un groove. Questo è proprio un po' un marchio di fabbrica di Taylor Hawkins, è stato un marchio di fabbrica di Taylor Hawkins. Questa cosa qua è secondo me fighissima e da copiare assolutamente da Taylor Hawkins, poi ovviamente andarla a fare in ogni punto. Però feel breve, veramente fighissimo. E questa batteria, devo ammettere che per fare queste cose qua va super bene perché è molto secca, cioè sentite rullante. Bella scura, bella secca, quattro strati di acero e è molto particolare, poi passiamo al secondo brano, ma è molto particolare perché ha una cassa molto stretta, cioè cassa da 22x14 e le casse strette riescono ad avere molta più punta. Rullantone, diciamo, perché è un rullante bello pesante, bello alto, da 14x6,5, 10x8, 12x8 e timpano 16x16. Veramente molto molto interessante questa batteria e il suono che possiamo fare, ci possiamo fare tranquillamente i Foo Fighters, ma per il rock in generale, essendo in acero così, perfetta. Poi è molto bella da vedere, devo dire che è molto 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 bella da vedere. Passiamo al secondo brano. Il secondo pezzo di cui vi voglio parlare è Times Like This, sempre ovviamente dei Foo Fighters, un brano contenuto nell'album One by One, tutti gli album ve li lascio qui sotto in descrizione, tutti i pezzi ve li lascio qui sotto in descrizione per andare a dargli un'ascoltata e un'infarinata se magari non ve li ricordate più. È un brano del 2002, quindi un pochettino più vecchio rispetto a The Pretender, e questo brano mi ha aiutato tantissimo soprattutto per la questione feel, perché ci sono alcuni feel, soprattutto nella parte iniziale che è un 7/4, ci sono dei feel che sono veramente molto 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 interessanti. Utilizza i tom e ci sono due feel principalmente che mi piacciono tantissimo, che sono abbastanza brevi anche come feel. Torniamo alla batteria così vi faccio vedere bene. Times Like This ha una parte, soprattutto la parte iniziale, che poi si ripete anche più o meno a metà della canzone, dove in pratica c'è un 7/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non sono sempre bravo a cantare, ve l'ho già detto prima. Ma allora, qui in pratica abbiamo un groove che fa in questo modo, cassa dappertutto, rullante su 2 su 4. E sul 7/4 abbiamo questi due colpi di rullante, che anche qua è una cosa che fa secondo me solo Taylor Hawkins, che faceva solo Taylor Hawkins, cioè quella di andare a suonare questi due colpi che sembrano quasi un flam, ma in realtà sono due sedicesimi, ma sono un pochettino più stretti, quindi questo personalizza tanto. La cosa che mi piace un sacco a me è il passaggio di tom che c'è a metà di questa parte, che è questo. Ve lo faccio sentire. È bellissimo, cassa in quattro. Fatto a questa velocità, non dice niente, ma fatto... a questa velocità è completamente un'altra cosa. Ovviamente anche qua si può fare in qualsiasi pezzo della batteria. Cioè, organizzatevelo, orchestratevelo come volete. La questione del groove qua è molto figa perché il Charleston è molto...
molto avanti, molto straight, diciamo. E perché questo? Perché comunque Taylor Hawkins aveva una grandissima passione principalmente per due batteristi che sono Roger Taylor e Stuart Copeland. E Stuart Copeland questo l'avrebbe suonato proprio così. Quindi qua non fatevi fregare dal Charleston, non fatelo troppo tranquillo, qui menate, anche perché Taylor Hawkins menava un bel po'. Altra cosa di questo brano, oggi vi dico un sacco di cose, altra cosa di questo brano è che vi siete chiesti di sicuro, è come fa a fare quella parte lì. Lo fa in questo modo e questo utilizzatelo quando volete, cioè rullante, tom 1, timpano, cassa. Fatto veloce viene questo rum, questa cosa qua che boh è molto figa e più che altro può essere usata per i finali, può essere usata come fill, può essere usata tantissime volte, quindi questo imparatelo perché è molto importante. Terzo brano dei Foo Fighters e di Taylor Hawkins. Ultimo pezzo di cui vi voglio parlare è Everlong, sempre ovviamente dei Foo Fighters, questo è un brano ancora più vecchio del 1977 e questo pezzo qua ragazzi mi ha fatto capire quanto a volte la cosa più scontata, diciamo, non sia la cosa giusta, la cosa che ci verrebbe da suonare non sia la cosa giusta. Pensiamo a quasi tutto il brano, cioè principalmente alla strofa o all'inizio della canzone, usa un Charleston in sedicesimi. Il Charleston in sedicesimi, in quel pezzo, io non l'avrei mai suonato, ma quanto ci sta bene quel Charleston in sedicesimi? È fighissimo! Adesso ve lo faccio sentire e poi vi voglio anche far vedere un feel che c'è in mezzo a questa canzone, in cui fa una roba fortissima ma che ci sta di brutto. Quindi torniamo di nuovo alla batteria. Faccio questi scambi ogni tanto oggi. Vado un po' di qua, poi torno un po' alla batteria, vado un po' di qua. Vabbè, andiamo di nuovo alla batteria. Come vi detto, due cose di Everlong. E cioè, per prima cosa, il Charleston suonato velocissimo. Quindi, qui, appunto, non sempre le cose più normali sono quelle che funzionano meglio. Qui questo Charleston in sedicesimi ci sta benissimo e poi la cassa dipende dalla parte del pezzo cambia, però in generale ad esempio nella strofa la cassa è qui col Charleston bello pastoso. Questo è fighissimo secondo me ragazzi e imparate a fare questo Charleston di questo tipo che magari vi può essere utile in qualche pezzo strano che mai vi sareste immaginati. E poi l'altra parte è nella parte diciamo prima del ritornello, in cui c'è e poi il passaggio dopo, che ve lo faccio sentire. Come sempre mi cadono le bacchette. Qua, secondo me, questo passaggio è molto figo perché potrebbe essere un passaggio normale. Se io ve lo facessi lento, non è la stessa cosa, come al solito. È la cosa giusta nel contesto giusto. Sentite questo stesso passaggio a questa velocità. Riuscire a mettere le cose giuste appunto nel pezzo della canzone giusto. Questo a parte che bisogna menare per farlo suonare più o meno come lo faceva lui, come non so cosa, ma con questo rullante è uno dei rullanti più secchi che abbia mai sentito. Diamogli un po' di cordiera ancora. Comunque, fighissimo, fighissimo. In generale la batteria è super secca, mi piace un sacco, mi piace un sacco. Però, appunto,
provate a fare questa cosa di menare, ma menare non significa suonare a caso, significa cercare il suono di un certo tipo e farsi sentire, cercare proprio la pressione sonora. In questo caso cercate la pressione sonora che avrà Taylor Hawkins, che è una roba pazzesca, veramente gigantesca. E basta, direi che con questo vi ho detto tutto, spero di esservi stato utile con queste chicche, diciamo che sono le cose che a me hanno aiutato tantissimo di Taylor Hawkins. Adesso spostiamoci di là di nuovo che ci salutiamo. Quindi ragazzi, con questo finisco qua questo video, quindi spero vi sia piaciuto, spero che questo video vi sia piaciuto. Io voglio ringraziare tantissimo Geva ancora per avermi mandato questa Gretsch Renown Maple, spero vi sia piaciuta, fatemi sapere qui sotto nei commenti anche cosa ne pensate di questa batteria. Vi ricordo che è un'edizione limitata, quindi non è una batteria che troverete sempre, se vi può interessare eccetera trovate tutti i link che vi servono qui sotto in descrizione e soprattutto affrettatevi un pochettino perché come vi ho detto è un'edizione limitata. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video perché ho voluto provare anche un po', spero vi sia piaciuto questo video su Taylor Hawkins. Io sono contento di averlo fatto perché è un video che in realtà volevo fare per omaggiare tra virgolette anche un po' questo batterista che è stato per me un batterista importantissimissimissimo. Oggi vi ho fatto vedere solo tre dei brani che mi sono serviti tantissimo, questi sono forse stati i tre brani che più mi sono serviti, che più mi hanno aiutato, che più mi hanno dato delle idee particolari mentre suonavo i pezzi dei Foo Fighters ma anche i miei pezzi, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video. Io vi saluto qua perché il video comunque è già durato un bel po'. Quindi, grazie ancora a Geva per avermi mandato questa batteria, trovate tutto qui sotto, iscrivetevi al canale, iscrivetevi a tutti i miei social, iscrivetevi a un po' quello che volete, io vi saluto veramente e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!